Non solo la moglie di, quanto piuttosto donna coraggiosa, magistrato integerrimo, esempio per studenti e studentesse chiamati a conoscerne la figura attraverso quella storia raccontata nel libro di Felice Cavallaro, presentato agli studenti e ai docenti dell'ITIS Giovanni Calori Francavilla Fontana. Francesca, storia di un amore in tempo di guerra, eppure la storia della lotta continua tra Stato e mafia, tra legalità e criminalità, tra buono e cattivo, è la storia di Francesca Morvillo. Non è soltanto la moglie di, che è una cosa importantissima, essere la compagna di Giovanni Falcone, ma è magistrato lei stessa, è figlia di magistrato, è sorella di magistrato, decide di vivere tutta la vita accanto al suo uomo, Giovanni Falcone, con il quale condivide una storia d'amore straordinaria, ma è una storia d'amore che viene interrotta in un tempo di guerra. Resta un contesto in scala di grigi dove quella lotta, seppur con armi diverse, si combatte ancora oggi da uomini e donne coraggiosi, pronti a non piegarsi, a non dimenticare, a denunciare quella criminalità mutata, eppure mai sopita. Spesso la narrazione è falsata nella migliore delle ipotesi. E quindi bisogna parlare di questi temi senza protagonismi, con umiltà, e spiegando loro che ognuno deve fare la sua parte, sin dai primi passi nel mondo, nella società civile, diciamo così. È un fenomeno che in determinate zone è tutt'altro che finito, e quindi bisogna, ripeto, fare ognuno la propria parte.